du roi. Benvenuti cari amici, benvenuti sul tappeto volante, come ogni pomeriggio Rita Forte. Grazie, buon pomeriggio, grazie. La nostra padrona di casa Mel Baruffo. Buonasera amici, benvenuti. Fra un istante vi presenterò i nostri ospiti, molto interessanti, autorevoli, naturalmente molto graditi, ma prima la nostra Melba ha una comunicazione per il nostro pubblico. Certo, devo lanciare il primo tassello del nostro gioco del mosaico. Come voi lo sapete, è il gioco di fedeltà televisiva con il nostro programma. Vedrete apparire dei tasselli musicali, che sono dei simboli che hanno dell'informazione accanto, vengono accompagnati di una musichetta e dovete raccogliere durante la nostra trasmissione. No, mi dispiace zio Luciano. Allora, salutiamo molto. Allora, miei cari amici, la nostra Melbita sta per, grazie professor Grossi, sta per presentarvi una vostra beniamina, una stella internazionale, una protagonista della televisione planetaria, perché questi programmi televisivi, le telenovelas, sono realizzati nel Messico, in Venezuela, e poi però circolano in tutto il mondo. Anche in Italia avrete sicuramente visto alcune puntate di Cuore Selvaggio, ed è con noi chi? Melbita? Edith Gonzalez, facciamo un applauso. Diceva Edith, quando Rita raccontava del tappo, diceva, ma come il professore è sposato, allora il tappo è buona fortuna per me, per lei, perché lui lei non è sposato. Non glielo regalo. Perché dice non è sposata. Non regalo. No, Edith, e come mai non è sposata, mi invita tra dice, luci. Dice Luciano che perché tu non stai casata? Che perché realmente non sei. Perché neanche lei lo sa. Come possibile? No. Perché non vuole, perché lei sarà corteggiatissima. Perché tu non chiedi che tu sarai allora corteggiata. No, sempre he querido casarme después para poder de alguna forma realizzarmi in mi carriera. Dice che sì. E después sì, quiero formar un hogar perché è algo importante per me, no? Dice che sempre ha pensato in sposarsi, però che in questo momento è molto concentrata nella sua carriera e che poi lei vorrà senz'altro fare una famiglia, che è la cosa più importante. Questo dovresti chiarirle che io sono già sposato, perché prima ha fatto delle avances nei confronti di me. Che te devo acclarare che lamentablemente le sta casato. Ecco, allora non puede partecipare. Melbita, fai la tua intervista ricordando ai nostri spettatori che in Italia esistono alcuni fan club Edith Gonzalez, amatissima tanto in tutta Latinoamerica. Pensate che Cuore Selvaggio è stato una fortunatissima telenovela, una telenovela che ha rotto un po' anche il canone della struttura di come è stata ideata e concepita la telenovela, e questo ha avuto una immediata risposta tanto in Latinoamerica come in Europa. Edith Gonzalez poi in Italia è amatissima, questa è la sesta volta che viene al nostro paese. E non in ha ancora imparato l'italiano? Ma lei mi diceva che capisce molto l'italiano, però il problema è il grande problema, è che
molto simile allo spagnolo. Perciò uno all'inizio uno si crede di aver capito tutto, poi appena arriva e parla spagnolo dimentica tutto. Eh sì, bravo. Sì. No, io parlo perché io parlo. Ma dopo, quando io ritorno a Messico... Certo. Sì. Hai dimenticato. Si dimentica. Non ti ricordi. Ti dimentichi. Poi quando vedi a Juan quando del Diablo dimentichi tutto, perché è questo grande amore. Ah sì, l'amore. Nella telenovela. Allora l'amore, io dicevo, Edith González è così amata che ci sono un fan club qua in Italia molto importante, dove ci sono due ragazze molto brave che si sono innamorate, si sono incantate del personaggio di Edith e hanno anche intravisto che è una donna in carriera, che Edith aveva presentato un nuovo modello di fare le telenovelas, e si è creato il fans club di Edith González con Rosario Rosaria Gambini e Stefania Venneri. Il samedì 30 a Milano noi avremo la festa del 2 anni. Ok, allora il prossimo sabato ci sarà la celebrazione del secondo anniversario. Ci sarà. Adesso guarda, non ti preoccupi, ci sarà, ha detto bene. Sabato 3. Bueno, guarda, anche lui mi prende in giro. Allora dimmi come possiamo fare qua traduzione, spiegare tutto. Come si può fare questa cosa? Allora che cosa ci sarà se a Milano sabato? Sabato ci sarà la celebrazione del secondo anniversario del Fans Club di Edith González. Grazie. Hai capito? Perciò verranno tante di quelle fans di Edith che avranno l'opportunità di vederla, di parlare con lei, di farle delle domande, di sapere cosa farà nel prossimo futuro. Allora io voglio domandarti. Posso fare delle domande, Edith, adesso? Sì? Sì, abbiamo tempo. Allora, Edith, io ti voglio chiedere, dopo questo grande successo, dopo questo grande esito di Corazón Selvaje, cosa stai programmando? Allora, la prima cosa è una película che si va a chiamare Salón México, che è una película che già ha sido al festival, ha sido invitada al Festival de Biarritz, que es uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Sí, allora aspetta, dopo el successo de Cuore Selvaggio, Edith está haciendo cinema, un film per el cinema intitolato Salotto México. Salón México, donde yo soy prostituta. Ah, ecco, e dove svolge il ruolo di una prostituta. Questo film è stato già ammesso per partecipare al Festival di Biarritz, perciò è una cosa molto importante, impegnativa. E al mismo tempo in México, in questo momento, è tutto un acontecimento di pubblico, fortunatamente ha tenuto un esito impressionante. Che in questo momento in México, ma è già in proiezione? Sì, già. Ah, hace già lo ha fatto? Da 2 mesi in proiezione in Messico e ha avuto un grandissimo successo. È stato un... Lo sto dicendo in italiano adesso. Signor Luciano, non confondere. Ma perché le piace confondermi? Ma perché fa così? Fa così, è birichino, Senti, Edith, falle una domanda imbarazzante. Falle una domanda bien imbarazzante a Luciano. No, io pienso molto, no. E le telenovelas che piensas hacer, ¿tienes alguna telenovela? Hay una nuova telenovela donde hago el personaje de una restauradora de arte. Sí. Es una telenovela psicológicamente muy fuerte, es un triángulo amoroso entre un arquitecto, un psicólogo y una restauradora de arte. Es una novela muy fuerte y muy pasional. Entonces, allora Edith está anche facendo en questo momento, está girando una telenovela in Messico che è molto forte, perché questa volta si parla di un triangolo amoroso. Ah. Un triangolo amoroso tra un architetto, una restauratrice d'arte ed una uno psicologo. Sì. E allora tu eres la restauradora La restauratrice. La restauratrice d'arte. Sì. Perciò questo è anche molto insolito, perché io mi domandavo, in Latino America le telenovela sempre erano i buoni troppi buoni, Cinderella. I cattivi troppo... No, specialmente Cinderella. Cinderella, sì. Cenicienta. Chi è Cinderella? Cenicienta. Cenicienta. Ah, Cenerentola. Cenerentola. In questo momento, con questa novella...
Si rompe, un'altra storia. E tu non eres completamente buona, tu eres ambigua. No, es una chava que, como se dice in México, es metepatas. Es una ragazza molto imbrogliona. Mentita, puedo hacer una pregunta? Come no, in spagnolo o in italiano? In italiano, ho pensato tutto questo tempo per dirlo in spagnolo. Il professore... E poi hai deciso di dirlo in italiano. No, intanto, Mentita, puedo hacer una pregunta? Ah, tutto qua, questa cosa fa. Ecco. Il professore voleva sapere anch'io quante puntate saranno di questa. Dice che quantos episodi va a tenere la telenovela. No, las telenovelas mexicanas non sono tan larga. Le telenovele messicane non sono così. E perché in Italia sono così tan larga? No, bueno, las telenovelas donde yo trabajo no son tan largas. Sí. Son 160 capítulos de media hora. Son 160 puntadas de mezz'ora. Anche 160 puntadas. No. Si tú la comparas con una telenovela americana es toda la vida. Si vengono paragonate, facciamo un po' la traduzione, si vengono paragonate con queste telenovele americane, durano tutta la vita. Y una venezolana son 400 capítulos de una hora. 400 capítulos son le puntate. 400 puntate. Puntate di un'ora quelle venezuelane, invece quelle messicane sono 120 puntate mezz'ora, perciò sono Alessandra, breve. Puoi farmi un bel primo piano, perché l'ho visto prima con le luci tagliate, potrei essere un protagonista di una telenovela. Dice Luciano che ha pedito alla direttore che le haga un buon... Allora, una inquadrazione che le gustaría. Ragazza mia, me abrazas. No, io sono vecchio, io ho i capelli bianchi, io non sono il grande, io sono il vecchio zio che dà suggerimenti alla nipote. Anziano, dice, tu anziano che te no importa, tu has dicho ragazza mia, per ragazza mia mi abbraccio. Ah, subito Laura, devi abbracciarlo. Ecco, una scena di telenovela d'amore. Ragazza mia. Allora, bravo, massimo. Bravissimo. Ma io avrei detto più intenso. Una puntata sola. Questa non è finita la telenovela. Fanno un quarto d'ora. Bene, è molto simpatica questa ragazza, questa Edith Gonzalez è molto simpatica. Perché dobbiamo notare che questa disinvoltura, questa semplicità, questo stare al gioco è una caratteristica delle attrici più affermate un po' di tutto il mondo. Se qui nel nostro salotto, dove sono sempre venute persone per la verità in prevalenza simpatiche, ma se qualche volta abbiamo visto un po' di supponenza, che l'abbiamo vista in personaggi molto noti ma poi sostanzialmente minori. Invece quando un artista è la protagonista di un evento che è artistico ma è anche imprenditoriale, come per esempio una serie di telenovelas, vede come sono semplici e piacevoli. È un piacevole avere Edith qui con noi. Muchísimas gracias. Dopo facciamo le prove bene. Sì, dovete farle meglio. Perché ho capito che è venuto male. Che vino bacio, però dopo proviamo. No, la tenemos que mejorar. Allora, cari amici, adesso Rita Forte, che nel frattempo ha stabilito un rapporto di forte amicizia con il professor Grossi, perché ho visto che chiacchieravano. Me lo deve. Rita Forte dedicherà una canzone al professor Grossi e anche ad Edith Gonzalez. Io vorrei ricordarvi che sarà con noi fra non molto, fra 35 minuti circa, l'onorevole Modesto. Questo mio momento, perché
pasiones, mette a punto le mie inclinazioni, perché io ti chiedo ancora, la tua bocca ancora, le tue mani ancora, sul mio collo ancora, di restare ancora, di pigliarmi ancora, farmi morire ancora, 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 ancora. Telefonata per Edith Gonzalez, cosa che peraltro si prevedeva, per la verità. C'è Rosina che chiama da Nettuno e chiede ad Edith: quanto ti fermerai in Italia, Edith? Quanto ti fermerai in Italia? Hasta lunes. Fino a lunedì? Fino a lunedì? Solo. Perché questo interesse? Perché va a Milano. Perché va a Milano? Sì, io voglio a Milano. Vai a Milano? Domenica. Domenica. Ah, già, no, perché è venerdì, c'è questo... venerdì per la festa, il lunedì. No, così ne approfittavo, sì, per sabato. Sì. Sabato. Sabato. Poi lunedì parte per il Messico. No, scherzo, lunedì scherzo, parto scherzo. Per Messico, perché io lavoro mercoledì a Miami. Ah, Miami. Sì, sì, sì. Devi lavorare, ma lavorare per promuovere il tuo, per promuovere il tuo film o per... Sì, una promozione, ma è una promozione, io mi sento italiana, no? Una promozione sobre unos cassettes che sta, sì, sacando con il resumen di Corazon Selvaggio. Ah, una promozione dei video con il riassunto di Cuore Selvaggio. Ci sarò anch'io a Miami con Edith, perché mi ha chiesto di accompagnarla. E credo, sì, che dice potrò che fare. Anche che lui también va a ir a Mexico, a Miami, a perché le has pedido di accompagnarlo. No, sì, no, sì, no, sì, noi andiamo con Banderas da un'altra parte. Allora, carissima Edith, benvenuta in Italia, benvenuta in Italia, Giovanna e Marina del fan club Edoardo Palomo. Chi è Edoardo Palomo? Mazio Luciano. Luciano, che gaffa hai fatto? Edoardo Palomo è il protagonista del Cuore Selvaggio insieme a Edith. E questa grandissima storia d'amore. Bene, Palomo non mi importa niente, mi interessa. Dice lui che non interessa. Allora, Edoardo Palomo di Firenze, insieme a tutte le fan, ti porgiamo un affettuoso e calorosissimo saluto con tutta la nostra ammirazione e simpatia. Cara Edith, benvenuta in Italia, Tappeto Volante, Claudia ed Anna Maria da Firenze. Sei deliziosa e molto simpatica. Ti auguriamo tanta felicità, felicidad. Felicità. Sì, felicità. Nella vita privata e tanta fortuna nel lavoro. Meriti di essere apprezzata anche e soprattutto come attrice di cinema e di teatro. Grazie. Ma guardate tutti i fax che sono arrivati. Per la carissima Edith, un caloroso benvenuto in Italia da Nicoletta e Gabriella. Sei nei nostri cuori e sempre lo sarai, nell'attesa che il tuo dolce sorriso e il tuo talento tornino sui nostri teleschermi. Bacioni da Firenze, ma guarda che cosa sono questi fax di trasporto, eh? Gli unici che ho letto così calorosi e così erano quelli per me. Tan caluroso che lo unico che arrivano se pueden, ogni tanto, ma così con questo tan caluroso e tan lleno di affatto sono lo che riceve. Allora, Pina da Pistoia, un grosso bacio a Edith Gonzalez, sei bellissima ma soprattutto bravissima. Grazie. Katia, sei la mia attrice preferita, San Fiorano Lodi, sei la mia attrice preferita, ci sarà un seguito di Cuore Selvaggio? No, non ci sarà. No, lamentablemente non se va a hacer,
Sfortunatamente non si farà, la continuazione del Cuore Selvaggio, ma ci saranno altre cose. Francesca da Roma, un saluto e tanti complimenti a Edith Gonzalez. Chi saranno i tuoi nuovi partner nella prossima telenovela? Alejandro Camacho, Rafael Rojas, Carlos Braccio, Lili Aragón. Todos grandes attori di cine e teatro in Messico. Tutti grandi attori di cinema e teatro in Messico. Eccola. Come si chiama il titolo della prossima telenovela? È Palomo. Come il titolo della prossima telenovela? La sombra dell'altro. La sombra dell'altro. Allora, chi sono? Racconta, explicanos, por favor, las fotografías. C'è poco da esplicare, qui c'è Palomo che sta per baciarla. Sì, questa foto non è... Bene, allora continuiamo. T'ha baciato poi lì, sì? Io voglio sapere una cosa, come sai che in Cuore Selvaggio, se Luciano, ci sono state delle scene molto... Hard, non diciamo hard così, no, ma sono state abbastanza passionali. Molto... un po' forte per essere una telenovela. Tu hai baciato Kim Rossi Stewart. Sì. Con molta passione. Ah, sì? Sì. Sì, guarda, io solo ho fatto una piccola cosa, credo che non farò mai più niente, perché se Luciano sempre parla di questo bacio. Lei ha baciato con molto trasporto un attore, ma quanto sei carina. Che bella. Senti, allora, io te queria preguntare che si has tenido con esas escenas tan pasionales que tenías con Palomo, che si hubo un momento de embarazo o hubo un momento cómico, tragicómico, si estábamos haciendo la escena donde parlare in italiano, che sì, Rita Forte de Terrajina non capisse parlare in italiano. Però un po' di imbarazzo, allora, in questa scena così passionale, c'è stato un momento comico oppure imbarazzante. Noi siamo alla notte de boda, alla prima notte. Mucha concentración. Con molta concentrazione. No, entonces estamos, empieza a quitarse la ropa. ¿Qué empieza a quitarse la ropa, Palomo? No, los dos. Iniziano a togliersi i vestiti. Ah. Allora, pops. Che è successo? E nasce il... El corazón que bate. No, sale una teta. Sale una teta, ne tende un'altra. Allora, qui abbiamo problemi linguistici. È successo un topless senza essere desiderato. A Messico questa cosa è terribile. Che cosa avete fatto? Un seno in Messico non si può neanche qua, devo dire. Allora, fu accidentale. Ah, fu un accidente. Ineditata. Censurato. Perché Sabrina Salerno lo va a fare in Messico? Ma non è vero che lo va a fare in Messico. Ma guarda, ha fatto una domanda di una famosa cantante italiana che una vez cantando, bailando, también le sucedió este accidente. E él ha dicho che questa cantante si ha ido a Messico a hacerlo. Noi non abbiamo intendito adesso. Quasi niente. No, le ho raccontato. Allora, cari amici, ora c'è una breve ma interessante televendita che vi suggeriamo di guardare con attenzione. Poi torniamo nel nostro salotto per proseguire questa conversazione piacevole, divertente, molto interessante con il professor Grossi e Gonzales. E questo applauso anche al professor Grossi, naturalmente. Grazie. Che speriamo di rivedere presto in Italia. Spero di vederti molto pronto qui in Italia. Muchas gracias. È stato un piacere conoscerla. Ultimo tassello e quindi la nostra tribù.